Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Sanità in Italia, nelle ultime 24 ore sono stati 14.842 nuovi positivi al coronavirus, 149.232 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi è sceso al 9,9%, le vittime 634 per un totale di 61.240 da inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 737.525, in calo 11.294 pazienti rispetto a ieri. I messi guariti odierni 25.497 per un totale di 958.000 dall'inizio dell'epidemia. Scende il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore. Regione con più casi: il Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania. Secondo i dati dell'OMS aggiornati all'8 dicembre, il primo paese per numero di nuovi positivi sono ancora gli Stati Uniti, seguiti da Turchia e India. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità, nell'analisi della situazione epidemiologica, punta il dito contro gli ambienti domestici. A Roma il primo volo Covid-free da New York, atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da New York, il primo dei tre voli settimanali all'Italia Covid test da e per il John Fitzgerald Kennedy. I voli sono programmati in via sperimentale, salvo proroghe, fino al 15 febbraio 2021.